Sì, chiediamo subito a coda innanzitutto le condizioni fisiche, visto che sei uscito dopo il secondo gol del Bari, e come stai? No, valutiamo domattina, è stata una contusione sulla coscia e il ginocchio è andato un po' in iperestensione, quindi vediamo un attimo domani le condizioni e speriamo il meglio, ecco. Ci sono state proteste da parte vostra in occasione del gol del 2-0 che ti ha visto sfortunato protagonista. Insomma, era regolare il contrasto con Anderson o ci potevano essere gli estremi per il fallo? Ora perché sono fasciato non si può vedere, però ho i segni sulla coscia e a mio avviso è gamba tesa. E nonostante tutto, dopo 4 minuti secondo me c'è anche rigore su Koulibaly, però poi non parliamo, ecco, degli arbitri, parliamo, ecco, di questa rimonta di carattere, e questo è lo spirito giusto che si era già visto a Palermo. Però scusami, dici cosa hai sopra il contrasto, così almeno chiediamo i segni della gamba tesa da tacchettata ci sono, quindi è ovvio che uno non si inventa niente o non esce così per caso. Non mi ero neanche reso conto che avessimo preso il secondo gol perché ero in terra, e a prescindere da quello, come ho detto prima, con un po' più di accortezza in queste situazioni, visto che comunque ci giochiamo la vita, ci vorrebbe, ecco. Campagnaro che si apre il sopracciglio, perde sangue, giocatori della squadra avversaria, del Bari in questo caso, che chiamano l'arbitro, perché comunque quando c'è un'uscita, una fuoriuscita di sangue, bisogna cambiare la maglietta e via discorrendo, quindi si perde tempo, nervosismo e infatti espulsione. Tante piccolezze di mestiere, va bene tutto, l'avremmo fatta anche noi a parti invertite, però se mi chiedete dell'arbitro, della gestione com'è stata, vi rispondo tranquillamente. Andrea, possiamo dire che questo 2-2, questo pareggio conquistato in grande emergenza, in 10 uomini, equivale quasi a una vittoria, ma soprattutto riconcilia squadra e tifosi, questo forse è l'aspetto più importante. Sì, questa è la cosa fondamentale, perché non è retorica, ma stiamo male tutti, perché comunque sappiamo quello che può essere Pescara e sappiamo chi è stato qua da 3 anni, o magari anche come Balzano, che ha fatto addirittura anche la generazione quella prima, sa quello che può essere Pescara, e oggi è stato veramente bello e abbiamo bisogno, ecco, di questo supporto che c'è stato oggi. Tocca anche a noi, è vero, riportarli dalla nostra parte, ma questa è la strada giusta, come è stato sabato scorso a Palermo, che è stata una partita difficile, eravamo andati sotto e poi nonostante tutto potevamo addirittura portarla a casa. E oggi, a mio avviso, sul 2-0, già sul nervosismo, perché comunque partita delicata, 2-0, avvenuto secondo me in circostanze che comunque si potevano evitare. 4 minuti, secondo me, se dà rigore lo possiamo fare, lo possiamo sbagliare, comunque può cambiare già la partita dopo 4 minuti, quindi a mio avviso è stata un'ottima reazione e questa secondo me è la strada giusta da continuare. Ecco, ora ci saranno le ultime 7 finali e quindi questo sicuramente siamo noi i primi a credere in quello che dobbiamo fare e di mantenere sicuramente la categoria, perché a mio avviso è pure stretta la Serie B per Pescara. Io ti chiedo un'ultima cosa, perché hai fatto un'analisi a 360 gradi completa e non c'è bisogno di ulteriori aggiunte. Dall'alto della tua esperienza, ti senti che ti sei fatto male o sei pronto per Vercelli? So che dobbiamo aspettare domani, però le sensazioni sono sempre importanti. Siccome aprendo a ridere, perché ormai aprendo a ridere, nel senso che comunque ho fatto 3 crociati e corna a terra non mi sembra un crociato, ecco, e vediamo domani con calma. Penso e spero che sia, ecco, un trauma e uno scrocchio, ecco, fra tibia e fra le ossa, ecco. Speriamo quello. Andrea, l'ultimissima cosa, nel finale c'è stato questo abbraccio collettivo dopo il gol del 2-2 di Pettinari, tu forse non l'hai visto, ma Pillon ha avuto un'esultanza davvero incredibile, cosa vi ha detto e se vi ha detto qualcosa negli spogliatoi? No, fra fine primo tempo comunque ci siamo stretti e di reagire, che comunque se riuscivamo a fare, ecco, un gol le partite si riaprono, e quindi c'è stata questa reazione, come ho detto prima anche a Palermo. Il mister sicuramente ha portato tranquillità, esperienza, è un uomo di calcio, è un'ottima persona e quindi sicuramente questo ci sta giovando. E ora, come ho detto prima, ci sono 7 finali, quindi pensiamo partita per partita, martedì ce n'è già una.